Eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti, 2 di gennaio, bel bicchiere di rosso e ci facciamo un piattino speciale speciale. Allora, apriamo il vino, vino francese, buona qualità, e ci facciamo 2 spaghettini col prezzemolo, aglio, peperoncino, pepe e chi più ne ha più ne metta. Ok, questo è il piccolo brindisi per un anno nuovo bello e prosperoso. Cin cin ragazzi. Ok, allora ho fatto riscaldare la mia padella in terracotta, attenzione qui non troppo caldo, niente si spacca. Olio d'oliva abbondante, adesso ci mettiamo un po' anche di pomodorini secchi, ecco qui, c'è una qualità che è straordinaria, 2, 3, 4, e 5 pezzettini. Allora facciamo rosolare bene, tagliamo l'aglio, aglio abbondante ragazzi, ecco qua, io ci metto una testa d'aglio, tagliamo per bene. Però sistemare un po' le maniche. Ciao Roby, benvenuto, un bacione da Mau. Allora ragazzi, come detto, mettiamo un po' di cosettine qui, sto sistemando le maniche della camicia per essere più comodo, l'acqua sta per bollire, io suggerisco delle pennette con le cozze, ok? Cosa ne dite voi? Vediamo un po' le pennette. Allora continuiamo con l'aglio, facciamo un bel tritto. Allora le cozze le ho prese già preparate per il semplice motivo che siamo sotto le feste e al mercato del pesce è chiuso, quindi ho dovuto prendere quello del supermercato. A me piace molto l'aglio, facciamo rosolare un pochettino, ecco qua, sta riscaldando bene la mia padella, ne metto un pezzettino per vedere quando l'aglio inizia, quando l'olio inizia ad essere caldo. Facciamo un po' di pulizia, l'acqua sta per bollire, è una ricetta veloce, quindi non sarò qui delle ore come al solito, una cosa veloce, ci facciamo una bella spaghettata, una pennata, come la volete chiamare, ecco qui, l'aglio proprio in abbondanza, facciamo un bel tritto, il prezzemolo non può mancare, adesso mettiamo anche il peperoncino, e via, giusto un pochino di pasta, o facciamo 2 spaghetti, non lo so, forse è meglio gli spaghetti. Aglio in abbondanza, non abbiate paura, non muore nessuno. Ecco qua, sta riscaldando, l'aglio inizia a cuocere. Dobbiamo anche riabbassare la fiamma se necessario. Ecco qua, diamo una sciapatina all'aglio ora. Piccola sciapottina. Poi lo tritiamo bene, ecco qua ragazzi, bella tritata,
prendiamo i nostri attrezzi e via. L'acqua sta per bollire. Allora ragazzi, mi raccomando, un segreto nella pasta. Hey guys, pasta with mustard today. The secret is plenty water, plenty salted water, yeah? Be very generous with water. Okay, today pasta with mussels, dry tomatoes, plenty garlic, parsley and chilies. Okay, there we go down with the chilies, with the garlic. Plenty, eh? Plenty, do not worry. Okay? Okay, so guys, I take some spaghetti, change my mind, maybe spaghetti goes better. So the water is boiling, we need to add salt. Okay. I go, you know. One. Two. And three. Okay? There we go. So my garlic is taking color. I'm gonna stir it a bit. There we go, beautiful. So as I said, plenty garlic, sun-dried tomato, and now dry chili. Put three. Okay, maybe four. Okay, really, really spicy. Okay, there we go. One over there. Okay, the water is boiling, so we go with the pasta. Okay, I will be the only one eating it tonight. Why? Because I want it, but I do one and a half portion. Because I know the story. After they come back, they ask for some. Okay, it's gonna be spicy, so it's not for the kids. There we go. So, lovely smell around here. Now I need a drop of wine in it. If you have white, it's better. Ah, there we go, I go red. Let it go. Let it go. Okay, now. Okay, guys, cheers. Ti piace bella salata? Usate anche pomodoro? Certo, Robè, e ci mancherebbe altro. Facciamola andare. Ci voleva il vino bianco, ma non fa niente, dai. Adesso stare attenti con questo tipo di contenitore, perché si può rovinare, si può spaccare se non sto attento. Allora, un cin cin, un buon anno, raga. Roby, acqua ce n'è parecchia qua, eh. Adesso non riesco a leggere quanto, però ce n'è, che ne sono, 2 litri abbondanti, per 100 grammi di pasta, 120. Ok, facciamo andare l'aglio col peperoncino, adesso preparo le cozze. Ecco. Cozze, non facciamo vedere il supermercato, ma sono di grande qualità. Ok, apriamo il pacco e ci facciamo una bella mangiata di cozze. Ok, devo far assorbire il vino prima, però aumenta anche un pochino il gas, perché non so, speriamo di non rovinare niente. Ho paura che si spacchi il contenitore. Ecco qua, sta tenendo sulle bollicine. Prezzemolo se abbiamo pronto. Controlliamo la pasta. Ha bisogno di un paio di minuti, non è pronta. Quindi posso giochicchiarci un po'.
alla salute, Robby, e ci mancherebbe altro. Cheers. Avevo intenzioni diverse oggi, di star tranquilli senza bere neanche un goccio di vino, ma alla fine, dai, siamo sempre in ferie, in vacanza, dai. Allora, devo aspettare un attimino. Scusate. Abbiamo il limone, ci diamo una tritatina di limone. Ecco qua, facciamo assorbire il vino. Evaporare il vino più che assorbire. Io inizio a peppare, così fatto è fatto. Bello, bello, bel po' di pepe. Dai, signor vino, si ritiri di lì. Alla tua, Robby, alla tua, alla nostra. Alla Sardegna, che guarisca da questo malessere del Covid, che mi sa vi ha un po' distratto, di nuovo in Sardegna. Allora, controlliamo la pasta. Ecco qua, ancora non è pronta. Quando sta per diventare al dente, la travasiamo qua. Nel frattempo il vino sparisce, evapora, mi fa una cortesia. Allora, ecco qua, io adesso preparo anche il prezzemolo. Come ce l'ho congelato, io ce lo butterei anche adesso, no? Non fa niente, raga, no? Di qui stiamo. Ecco qua, ragazzi, una bella manciata di prezzemolo, via, via dentro. Bene ragazzi, allora il vino sta evaporando, vediamo un po' la pasta, ecco ce l'ho ancora al dente, però io la posso già iniziare a travasare, quindi mi armo di pinze, ecco qua è al dente, e via, alziamo un po' la fiamma, sono a rischio, se si spacca, pazienza, ecco qua, facciamola saporire bene. Andò bene? Ciao Lucianino, carissimo, benvenuto tra di noi. Stiamo facendo due spaghetti alle cozze. Ecco, come vedete ancora non è cotta la pasta, però la finiamo di cuocere con le erbe e le cozze. Bene. Ecco qua, e stare attenti però a non spaccare la pentola, la terracotta va bene per cuocere a fuoco lento. Ecco fatto. Allora, adesso ci siamo, dobbiamo travasare le cozze, io aspetterei ancora un attimino in realtà. Io aspetto un attimino ancora, che ancora la pasta non è cotta in realtà. Va bene? Ci mettiamo un pochino di acqua di cottura. Poco a poco, un po' alla volta. Ok? E continuiamo a miscolare. Ok, adesso è bella calda la pentola, quindi va bene così. Ciao Lucio, quando rientrerò a Cagliari dopo il Covid passerò subito in officina, ci mancherebbe altro. Vedere te, Beppi, Giulio, tutti quanti. Cin cin. Ecco qua, c'è un bel profumino ragazzi. Adesso stiamo per aggiungere le cozze e finiamo la cottura.
sono raffreddato un po', sono stato fuori troppo in bicicletta per troppo. Allora, le cose hanno anche loro su, naturalmente. Ecco qua, mettiamo dentro. Ragazzi, è uno spettacolo, eh? È uno spettacolo unico. Ecco qua. Adesso due minutini e siamo a cavallo, eh? Vediamo così. Ecco qua. Apriamo anche l'altro pacchetto. Ecco qua. Allora abbiamo il peperoncino, il prezzemolo, abbiamo messo i pomodori secchi, vero ragazzi? Certo che vengo, cavolo, se non vengo da te non so dove devo andare. Ragazzi, Lucianino, ci mancherebbe altro. Siamo persi di vista purtroppo, perché io non scendo così spesso, mi veniva più facile andare a incontrare a Beppi, anche perché sono più vicini a casa, no? Cin cin. Ma logicamente chiedo di te sempre, come chiedevo di Giovanni, no? Ci mancherà. Allora, adesso devo rialzare la fiamma un'altra volta, perché logicamente la crema mi ha un po' rallentato la cottura della pasta. Ecco qua. Vediamo tutti i nostri odori. Tra un po' aggiungiamo la scorza del limone. Mi preparo gli attrezzi. Ecco qua. Facile facile. Qui, ragazzi, non so se le vedete, ma ci sono le fave. Le stiamo facendo. Le abbiamo messe a bagno. Hanno già 24 ore. Le prepareremo domani. Due giorni. E saranno uno spettacolo. Ecco qua. Allora, controlliamo la nostra salsa. La pasta deve ancora finire la sua cottura. Ecco qua, andiamo, ci andiamo dentro, bisogna un paio di minutini. Noi abbiamo da farci del brindisi, no? Un bel vino rosso, questo è un vino sardo. Il vino francese l'ho aperto per mia moglie, un bicchiere di vino. E io bevo quello sardo. Mi è arrivato da Sassari, molto buono. Cantine Rossini alla Erro, spettacolo. Non piace a tutti, logicamente, ma non è cannonau di sicuro, però essendo un vino che ho pagato a prezzo molto contenuto. Ecco qua la mia pasta va, devo vederla, ecco qui si fa la cremina, ancora due minuti, che la vedo che è ancora bella al dente. Noi facciamo il nostro dovere, no? Facciamo il brindisino prima di rientrare al lavoro dopo una lunga vacanza. Ecco, va bene ragazzi, eh? Che ne dite? Ci siamo anche vestiti bene, una bella camicia sopra, ordinati, che spettacolo qua, sta proprio amalgamando il tutto, eh? Le cozze le ho messe proprio alla fine perché non devono cuocere le cozze, è lì il segreto, devono stare proprio un attimino lì. Quanto il tempo reale ve lo dirò in un'altra occasione, però ecco qua, sta tutta amalgamando, lasciamo ancora un attimino e fra un po' assaggiamo. Piatto qui, brindisino. You ready, Dani? Ecco qua, adesso abbasso di nuovo la fiamma perché sta cuocendo di nuovo. So, ve la faccio vedere perché questo è uno spettacolo, ragazzi. Ditemi voi. Va bene? Che ne dite? Ecco, la mettiamo giù. Fiamma bassa. Finiamo la cottura.
Cazzo di saggio di due, adesso è pronta. Io direi che spengo già il fuoco e ne assaggiamo due. Adesso è cotta. Ecco qui ragazzi, questo gli spaghetti di Mao con le cozze, peperoncino, pomodoro secco, prezzemolo, aglio in abbondanza, vino rosso. Assaggiamo però, perché qui, ecco qua, la pasta è pronta adesso. Sarà un bel po' al dente, però io l'assaggerò. Adesso ancora un minutino è necessario, però vediamo un po' dove siamo. Ecco qua. Calda. Sì, è andato bene. È al dente, al dente, al dente. Buonissimo ragazzi. Un complimento. Mi autocomplimento. È uno spettacolo. Qui il forno, il fuoco è spento, eh? Però la piastra è calda ancora, quindi adesso la sposto. Altrimenti continua a cuocere. Ragazzi. I mortaci, Roby, eh? Bellissima, è certo. se non la sappiamo fare noi la pasta, Roby, eh? Che spettacolo. Quando verrò ci organizziamo a Villa Semius, eh? Io farò il cuciniere, eh? Parlare con Giamba e compagni, Lello. Raga, è buonissimo, però assaggiamo anche le cozze. Vediamo un po', veramente buono. E in più le ho prese con lo sconto oggi le cozze. Non è che il prodotto sia scadente o scaduto, no, no. Qui si girano e fanno gli sconti all'improvviso, di un terzo. Belli, belli al dente, eh? C'è anche il sapore di peperoncino che è una cosa straordinaria. Adesso c'è ancora il sughetto qui, una bella cremina, non ne aggiungo altra, io faccio sempre il ritocchino finale di acqua di cottura, ma va bene così, la faccio raffreddare e cucina quel pochettino in più necessario. E Roby, sicuramente, se Dio vuole, al più presto, speriamo all'inizio dell'estate, verso giugno, dovrebbe essere tutto ok, speriamo. Ah, questo vino è straordinario, ragazzi. Troppo buono. Sono belli piccanti, eh? Li ho fatti belli piccanti, ma li... belli piccanti, ma molto, eh? Ma li volevo così, quindi ciccia. Alright guys, so spaghetti with mussels today, really lovely, really lovely. They are cooked, they are al dente. Ciao Roby, alla prossima. They are a little bit hard, but this is the way Italian like it, yeah? Al dente, the beauty. Okay, let's finish the mussels. Let's see. I had my this is a snack for me. Yes, sì, Roby, si sente peperoncino. Ho esagerato. Eccoci qua. The mussels are very good. There we go. That's all. Tossino. Cheers guys, this was my dish, spaghetti with mussels, cooked in red wine, plenty garlic, parsley, sun-dried tomatoes,
e whatever. Plenty extra virgin olive oil, obviously. That's it, really. Top class. Cheers e goodbye. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao da Mau. Ciao.